nuove magliette sullo store, andate subito a vederle per il design Vapor più bello di tutta YouTube Italia. Solo per sempre nello store di Bertra. Una mamma chiede un consiglio: chi critica sarà bannata. Non tutte abbiamo fatto l'università. Grazie. Cominciamo con degli ottimi propositi. Sì, per esempio, Berta non ha fatto l'università. Tu cosa hai fatto? 2 anni di scienze della comunicazione. Merendine, ok. Esattamente. Scusa. Non tutti hanno fatto l'università. Hai ragione. Nessuno qua l'ha finita. In poche parole. Vero anche questo. Io sono provato più avanti. Ah, beh, allora scusami. La mia cultura rispetto alla tua. Tu non hai idea della mia di cultura. Quando questa è la tua cultura, Dio santo. A parte. Quando io avevo 4 anni, tu non eri ancora nato. Che cazzo di ragione? 4 anni di cultura. Scusami allora. Salve a tutte, chiedo a voi perché non so. Se prendiamo una scatola di cartone, facciamo un buco sopra e un buco davanti, un buco dietro e un buco più grande sotto sul fondo, e poi prendiamo una pallina o quel che vi pare e la buttiamo in uno dei 3 buchi sopra. A prescindere dal buco, ho scelto la pallina che andrà e uscirà sempre dal buco grande nel fondo. Quindi, mi sta chiedendo, se ingoi una pallina dalla bocca, ti perché non mi esce dal culo? Culo? Ma ti esce, amica mia, ma solo in sottoforma di feci. A prescindere dal buco, ho scelto la pallina che andrà e uscirà sempre dal buco grande nel fondo. Ma il buco grande, quindi, il culo la figa. Quindi, perché si resta incinte solo se il marito lo fa dal nostro buco davanti? Oh, Gesù Cristo, Dio! A lei immagina l'uomo come una cosa completamente vuota all'interno. È un involucro, sì, quindi ha detto. Cioè, ma se io ingoio, perché non divento incinta automaticamente? Perché se non mi butta in culo non divento incinta? Per i primi periodi mio marito mi diceva il contrario. Primo figlio è arrivato dove? Eroe. Eroe. Guarda che qua c'è un livello di brain altissimo. Oh mio Dio. Fantastico. Questo non è livello università, questo è livello elementari, come funziona l'apparato riproduttivo. Lucia scrive: io non voglio criticare, ma per sapere queste cose non serve l'università, è molto grave porsi queste domande. È una persona normale. Bannata. Mi piace pensare che queste persone siano state concepite unicamente per donare gli organi. Sì, penso anch'io. Sono un po' come i bambini thailandesi che tieni in cantina, che quando hanno 14 anni tagli i reni li vendi sul deep web. Ma perché non spieghi invece di criticare, cretina? Questa è quella che ha scritto il post probabilmente. Anonimato, anonimato, grazie. Una mamma chiede un consiglio, la sua opinione conta e non va maltrattata. Sabrina, tu stai leggendo questa discussione, Deborah non interviene. L'hanno bannata. La tizia che ha detto è molto grave porsi queste domande, perché è effettivamente molto grave, Dio Madonna. Racconto hot. Sabrina, grazie per la possibilità. Possibilità di che? Non mi piace scendere nei dettagli, quindi non voglio parlare di posizioni o operazioni. Diciamo solo che il fatto succede. Quindi io, persona normale, vado a pensare: operazioni, prima lui era una lei. Ma io invece penso che lui abbia dei fetish strani e mentre lo fanno la taglia, la cuce. Io ed F premi F per rispetto. F, voglio un F in chat adesso. Io e F abbiamo 3 bambini e non ce la facciamo a mantenerli davvero, come 1000 sacrifici. Come cazzo è scritto? Io e F abbiamo 3 bambini e non ce la facciamo a mantenerli. Il primo l'ha voluto, gli altri 2 no. Prendete questa frase come è uscita. E come metodo per non averne altri, mio marito usciva per tempo. Poche volte se ne dimenticava e me lo diceva dopo. Oh cazzo, me sono dimenticato. Poche volte è già troppo. Io non uso nessuna medicina mai, quindi la pillola la escludiamo sempre. E lui con i preser dice Mativi. Che soffre. Eh no, è un vocabolo è una bandito, parola è un tabù. Dice che soffre. E che si soffre. Lo tagliano. Beh, prende quelli di pessima marca, no? Quelli con la sabbietta dentro? No. Oddio. Prende quelli che costano 10 centesimi che per a tenerti attaccati al cazzo usi le graffette. Adesso per evitare il quarto figlio usiamo un altro sistema. È un sacrificio, ma lo facciamo solo 2 volte al mese e solo in quei giorni. Oh mio Dio, che schifo. E sta funzionando. Quindi è scopano un film col horror, sì. Penso che sia meno doloroso ficcarsela in culo. 2 problemi. 1, non possiamo sul letto, che un paio di volte si è sporcato tutto, quindi nell'altra stanza. 2, è il 2 maiuscolo minuscolo. Il 2 maiuscolo minuscolo. Mio marito durante il mese fa da solo, poi appena gli dico che sono in rugiada, mi dice la stessa scemenza: stasera macinato. Oh mio Dio, che immagine orribile. Stasera macinato è terribile. So che non fa ridere e tenetevelo per voi. Sì sì, me lo tengo per me. Fa schifo. Se vi bannate, amen. Le cose si possono dire in tanti modi, non è una cosa gradevole. Vorrei queste mamme sotto i commenti di YouTube. Oh, lei è Batman, lei porta un segreto. Ciao Sabrina, io porto un segreto dentro da tanto tempo e sento il bisogno di sfogarmi con qualcuno. Porta i vermi. Qualcosa che è successa quando io ero minorenne. Ai bambini. Nessuno pensa ai bambini.
Allora, io apro il toto scommesse, per me è stata violentata. Giovanni? Per me, pensa di essere stata violentata, ma in realtà non ha subito nulla di particolare, ma lei lo trova grave. Secondo me è una stronzata e basta. Ok. Questa cosa è successa a 17 anni, oggi ne ho 21, sono sposata da 3 anni. Cosa? Oh. Si è sposata a 18 anni. Vabbè. Io a 18 anni pensavo ancora alla maturità, cazzo. E abbiamo una bimba di 3 anni, quindi questa a 18 anni, ingravidata, sposata. No, a 17 anni è stata ingravidata, 9 mesi, figlio, quindi lei matrimonio era... assolutamente non riparatore. No. No. Ma mio marito non sa di questo fatto e per questo ti chiedo di rispettare il mio anonimo. Non sa che ha un figlio, non sa che è sposata. Mio marito non lo sa che ha un figlio da 3 anni. A 17 anni mia cugina mi propone di andare a passare la Pasquetta. Cavatemi gli occhi. In una casa in campagna con alcuni amici suoi. Io all'epoca ancora non conoscevo mio marito, che conoscerò poi quell'estate. Pensavi che Pasquetta fosse il peggio, eh? In quella casa dovevamo anche dormire, ma è una casa molto grande, con diverse camere da letto di una lontana parente morta. Chi se ne fotte della parente morta? Oltre a me e mia cugina ci stava il suo ragazzo e 3 coppie che dicevano di essere tutti solo amici. Faccio davvero fatica a ricordare tutto, ma devo farcela. Questa cosa non era successa a me, ma proprio a mia cugina, che aveva la mia stessa età. Arriviamo lì di mattina e la casa non veniva aperta da anni. Avevo proposto a mia cugina e alle altre ragazze presenti di darci da fare per ripulire tutto, per fare bella figura con i ragazzi. Oh mio Dio, questa c'ha proprio lo spirito della donna schiava zitta e lava. Cazzo, fossero tutte così. Poi i ragazzi hanno dato una mano a scopare quello che era rimasto di giusto sport. Fare bella figura con i ragazzi che erano andati a fare spese in paese con la macchina, ma mi hanno ignorata. Allora provo, bello i tempi verbali, a mettere io in ordine e a lavare, ma il risultato faceva pena. Non ci stavano scope pulite o stracci o detersivi, nulla. Nel giardino fanno la braccia e mangiamo, ma io inizio a capire qualcosa. In casa ci stava una camera molto grande con un letto matrimoniale e un divano letto. Allora propongo di farla diventare la stanza delle ragazze. E nessuno mi risponde. Chissà perché nessuno ti risponde. Ah, ma questo è un racconto infinito. Infinito, 2 pagine. Per Giova esiste l'uno e l'infinito. È un matematico, capisci, no? Matematiche numerano 0, 1, infinito, più infinito, meno infinito. Mia cugina mi dice che aveva la camera con il suo ragazzo. Mia cugina era minorenne e il suo ragazzo 19 anni maggiorenne. Passo la giornata a convincerla di dormire con me e un ragazzo di nome Luca, biondo, il più cretino, mi diceva che se bevevo tutta la bottiglia di vino mia cugina avrebbe dormito con me. Furbone. Bravo Luca. Luca era gay e adesso sta con lei. Arriva la sera e mia cugina si chiude in una camera con questo ragazzo con cui non si è sposata. Non sto dicendo che è troia, però puttana. Il sesso prima del matrimonio, cosa? Anche gli altri si chiudono nelle camere a coppie. Io entro in una stanza da sola e penso a tutto quello che era successo quel giorno e decido di intervenire. Busso alla camera di mia cugina e lei mi apre con addosso solo una maglia e le mutande. Ginevra, ma che fai? Dico io. Il suo ragazzo interviene e mi dice che se non stavo bene mi accompagnava a casa, pure se doveva fare un'ora di viaggio andata e ritorno. Povero stronzo, voleva solo scopare. Madonna. Busso quindi alle altre porte per avere dei testimoni, ma nessuno apre. Stava scopando anche loro, poveri stronzi. Io mi immagino che sei anche testimoni di Geova. Testimoni di Geova. Quando ti servono non ci sono mai. Ma nessuno apre. Mia cugina allora mi dice che sarebbe tornata a casa con me se partivamo subito. Si sacrifica per gli altri. Che donna, che donna. Anche lei l'ha già fatto. Torno quindi in camera, chiudo la borsa e vado in macchina con loro due. Durante tutto il viaggio non dicono niente, ci credo. Erano le 3 di notte quando siamo arrivati sotto casa mia. Lì sono sceso e sono andati via. La mattina dopo chiamo mia cugina a casa per parlare di quanto accaduto senza la presenza di lui. Ma a casa di mia zia lei non ci stava. E capisco che dopo avermi fatto scendere erano tornati in quella casa di campagna. Non ho mai raccontato a nessuno questo fatto e ora mi sento liberata. Grazie per i consigli. Quali consigli? Togliersi la vita è un consiglio. Sì, un enorme consiglio, perché porca di una merda. Questi volevano trombare. Ma ora come sta questa ragazza anonima? No, oh, Cristo. Che poi si chiama Ginevra, Ginevra. L'ha anche detto. Certe non capiscono che così si rovinano la vita e sono costrette poi a stare in bocca a tutti. In che senso? Tutti parlano di te. Anch'io vorrei stare in bocca a tutti. Dovrei tagliarla questa parte. Se dai prova di non essere arrivata al matrimonio così come mamma ti fa e nemmeno per mano di tuo marito prima di esso, sono schifata. Dove cazzo è l'intenzione, giusto? Credo che c'ha 7 like. C'ha 7 like, 7 persone che condividono top questo comment. Pensiero. Oh ragazzi, è proprio bello vivere nell'anno 1000. Mia figlia in questi posti non la farò andare mai, mai e mai. Nai. Quando non vive più a casa mia potrà fare quello che vuole, ma prima no. Anche in questa anonima comunque che va a dormire fuori casa può anche non sapere che sarebbe successo quello che è successo. Ma perché rischiare sapendo che non ci sarebbe tornate? Ma che cazzo di lingua è? Tu leggi, poi si interpreta. E le altre ragazze per quale motivo non l'hanno? Oh. Aiutato.
C'è un dottore in sala. Aiutata, sapendo che la stava cercando di difendere sua cugina. Sabrina, sono davvero triste per tutto questo. Questa qui ha dovuto rompere i coglioni a sti due stronzi che stavano trombando, che poi si sono sacrificati per tutti, eh. Hanno fatto avanti André alle 3 di notte. Immagino questa che va a bussare tutte le porte e gli continua a disturbare. Vi sento che non state dormendo, sento il letto che fa. Sono le 3 del mattino, ci potrebbe anche dormire. Domani alle 8 ci svegliamo all'alba. Sì, cominciamo a rompere i coglioni già a pomeriggio. Con già nel pomeriggio con il bisogno di lavare tutto quanto. Madonna, ma... Secondo tu cosa? Secondo me la cugina l'ha invitata perché la madre ha detto: senti, mia sorella ha fatto sta figlia che è ritardata, portatela lì, magari si sveglia. No, mamma, ti prego, dai, dai, portatela. La classica madre che dice: vai a giocare con le altre. E Luca, questo Luca, ha cercato di salvare la situazione dicendo: bevi tutto, bevi, bevi, che poi smuori lì, vai in coma etilico e non ci pensiamo più. No, ma Luca voleva fare altre cose. Ragazzi, per il cringe selvatico di oggi è tutto. Vi siete divertiti? Avete fiducia nel genere umano? Ma non c'ho mai. No, quella no. Mi raccomando, la prossima volta che batti le mani ti faccio ricomparare il microfono. Io ho un problema. Sta soffrendo. 10.000 mi piace per un altro episodio di Cose con loro due. Ringrazio per l'ospitalità come al solito. In verità ringrazio l'Airbnb qui sotto per l'ospitalità. Salutate, fate le vostre cose. Ciao raga. Per il video è tutto. Salute Alberto e ci becca al prossimo video. Bella.